Contempliamo la crocifissione di Gesù. Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Per essere giustiziati. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Dopo essersi divise le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a guardare. I capi invece lo schernivano dicendo: Se tu sei il re, scendi dalla croce! Anche i soldati lo schernivano e dicevano: Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso! C'era anche una scritta sopra il suo capo: Questi è il re dei giudei. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava: Neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. La morte di Gesù. Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lama sabtani. Che significa? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per dare compimento alla scrittura: Ho sete! Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: Tutto è compiuto. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Signore, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Agnello divino immolato nell'altare della croce pietà, tu che togli dal mondo il peccato, salva l'uomo che pace non ha. Ti saluto, o croce santa,
exultasti Redentor, lode grandia in multi canto, ogni lingua ed ogni La morte di Gesù è preceduta da un gesto di amore e di perdono. Gesù promette l'ingresso nel paradiso oggi, cioè nell'orizzonte della salvezza che la sua morte ha aperto. È accompagnata dai segni che vogliono rappresentare una teofania di giudizio, cioè l'irruzione divina nella storia e lo svelarsi del mistero. Il grido di Gesù esprime il suo affidamento totale ed incondizionato a Dio Padre. È la ripresa e il compimento della preghiera del Getsemani. Sapersi abbandonare a Dio anche quando sembra di essere stati da Lui abbandonati. Nella sua morte Gesù si manifesta modello di martire che muore pregando nella totale fiducia in Dio. Preghiamo. Signore, facci uno. Signore, facci uno. Perché i nostri gruppi ecclesiastici si scoprono complementari e in cammino sulla stessa via. Preghiamo. Signore, facci uno. Perché nelle nostre parrocchie, nelle nostre diocesi, nelle nostre comunità impariamo sempre più ad accoglierci, stimarci, sostenerci, così da poterci scoprire unica Chiesa. Preghiamo. Signore, facci uno. Perché impariamo a condividere la fede, la speranza e la carità in famiglia, in Chiesa, nei nostri ambienti di vita e di lavoro. Preghiamo. Signore, facci uno. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Stazione dodicesima, la sepoltura di Gesù. Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. C'era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, persona buona e giusta. Non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, una città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo calò dalla croce . Lo avvolse in un lenzuolo .
e lo depose in una tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era stato ancora deposto. Tu moristi fra braccia pietose. Perché il riconoscimento dei peccati che hanno lacerato l'unità del corpo di Cristo e ferito la carità fraterna appiani la strada verso la riconciliazione e la comunione di tutti i cristiani, preghiamo. O Signore, perdona chi confessa il suo errore. Preghiamo perché i cristiani sappiano pentirsi delle parole e dei comportamenti suggeriti dall'orgoglio, dall'odio, dalla violenza di dominare sugli altri. Preghiamo per tutti gli esseri umani del mondo, specialmente per i minorenni, vittime di abusi, per i poveri, gli emarginati, gli ultimi, per i più indifesi, i non nati soppressi nel seno materno o persino utilizzati ai fini sperimentali da quanti hanno abusato della possibilità offerte dalla biotecnologia, stravolgendo le finalità della scienza, preghiamo. Santa Madre, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.